Ciao ragazzi, ben ritrovati. Negli ultimi mesi ho pubblicato su Instagram parecchio materiale riguardante l'allenamento, soprattutto storie. Molti di voi mi hanno scritto per chiedermi spiegazioni, come mai ti alleni, ti stai preparando a qualcosa in particolare, che tipo di esercizi fai, eccetera. Non mi sto preparando a nessuna competizione agonistica, ragazzi, mi alleno semplicemente per avere la forma fisica idonea per affrontare le uscite in montagna più impegnative, i trekking con parecchi chilometri, parecchio dislivello, zaino pesante, le uscite sulla neve, visto che siamo ormai nel pieno della stagione. Chi mi segue da un po' sa quanta importanza do io alla forma fisica quando si parla di outdoor. Essere allenati e avere una buona forma fisica è una condizione necessaria se si vuole affrontare in sicurezza un'uscita nella natura, in montagna. Poi vengono le skills, poi viene l'attrezzatura e via dicendo. Visto che molti di voi me l'hanno chiesto e la tematica ha suscitato interesse, oggi vi porto con me in una delle mie sedute di allenamento. Negli anni ho praticato tanti tipi di allenamenti diversi. Di base ho sempre camminato, poi ho fatto nuoto, per alcuni anni ho frequentato una palestra, per un periodo ho utilizzato la mountain bike, poi quando ho voglia di caricarlo e spostarlo ho sempre il kayak. Al momento mi alleno a corpo libero, all'aperto, nel parco pubblico del mio paese. Ci sto andando adesso a piedi, è una camminata in discesa di circa 2,5 km, quindi diciamo che l'allenamento è già iniziato. Mettete subito un like a questo video, ragazzi, e state con me. Eccoci arrivati. Prima di iniziare prendo un pre-workout in gel gusto limone e lime della Bulk. Ho approfittato di uno sconto lampo e ho fatto un grosso ordine sul loro sito. Sto testando questi gel e mi stanno piacendo, quindi vi lascio il link in descrizione se volete provarli anche voi. Specifico che non ho nessun rapporto con l'azienda per ora. Ok ragazzi, veniamo al sodo e vediamo in cosa consiste l'allenamento. È molto semplice, andiamo a fare un circuito total body a corpo libero. Ciò significa che con questo circuito andremo a far lavorare tutto il corpo e che per eseguire gli esercizi non abbiamo bisogno di alcun attrezzo. L'unica cosa che ci serve è una barra per fare le trazioni. Il circuito dura complessivamente 10 minuti, si lavora a blocchi di 1 minuto di lavoro, 30 secondi di recupero. Gli esercizi sono questi qua: 5 trazioni compresa prona, più 30 secondi di mountain climber, più ovviamente 30 secondi di recupero, 10 push up, più 30 secondi di plank con altri 30 secondi di recupero. Poi andiamo avanti con 5 trazioni compresa supina, più 30 secondi di hollow position, 10 push up inclinati, più 15 full squat, 5 trazioni sempre con presa prona, più 30 secondi di Russian twist, 10 push up, più 15 squat jump ed infine 60 secondi di corda. Andrò a ripetere questo circuito 2-3 volte a seconda di come mi sento. Oggi ho preso il pre-workout, quindi vado a cannone. Vi consiglio di fare sempre 10-15 minuti di riscaldamento prima dell'allenamento vero e proprio per evitare di farvi male. Timer impostato, ragazzi, partiamo. Sembra semplice, ma ho già il fiatone. Ora ci sono i push up e il plank. Mi raccomando, sul plank glutei contratti, addome contratto. Thank you.
Le trazioni, compresa supina, sono queste qui. L'opposition è devastante, anche nella versione facilitata che ho fatto io. Ora i push-up inclinati devo andarli a fare qua giù in fondo. Voi restate qua, non vi muovete. Ritardo. Adesso di nuovo le trazioni prone. Questi ultimi erano i Russian Twist, un esercizio molto efficace per l'addome, mi piace molto. Adesso siamo alla botta finale di push up con gli squat jump e poi la corda. Thank you.
sono andato veloce, sono un pochettino in anticipo, così riprendo fiato perché la corda dopo gli squat jump è abbastanza pesante. Ragazzi, circuito terminato. Defaticamento, ossia 2,5 km dell'annata, però in salita. Che altro aggiungere, ragazzi? Penso che sia tutto abbastanza chiaro. Se volete andare in montagna come pro, c'è da spingere, non c'è niente da fare. Andate subito a mettere un like a questo video, ragazzi, perché a 300 like vi porterò un altro video sull'allenamento. Sarà un workout specifico pensato per l'escursionismo, e non sarò solo, vi porterò un ospite di tutto rispetto, quindi spolliciate e vedrete. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Commentate, fatemi sapere quali sono le vostre routine di allenamento e ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché prossimamente si va in montagna. Instagram lo trovate in descrizione, ragazzi, andate a visionare tutti i link che vi ho lasciato. State bene e ci vediamo ad un prossimo video.